la vestizione. Contenitore alimentare, tanti usano dei melari vuoti, ma con questo non si perde il miele da nessuna parte. Coprifavo. Pieno di tarassaco, pieno di api, pieno di tarassaco. Diciamo, la famiglia si vede che è forte, quindi lo saluto. Andrino non va a mannare massa vicino. Terreno pieno da 2 kg di tarassaco. Colore, si vede che non è a caccia, perché il colore della cera topercolo, cioè quella che chiude la cella, è scuro, diciamo. Quello di a caccia sarebbe bianco con tonalità verdastre come al fiore, uguale che al fiore. Questo è un sistema antico, non uso apiscampo, non uso niente. L'apiscampo bisognerebbe metterlo il giorno prima, dopo venire il giorno dopo, e questo miele primaverile, soprattutto l'apiscampo, non lo consiglio perché il miele tende a raffreddarsi in fretta, e per toglierlo bene bisogna che sia caldo un pochettino. Se si lascia, cioè questa operazione la faccio adesso, vado a casa, la faccio. Se si aspetta troppo, si rischia che fa fatica a uscire il miele, perché si raffredda in fretta, sennò bisognerebbe scaldarlo, ma io non scaldo niente, non faccio nessun trattamento termico che possa compromettere in qualsiasi modo la qualità del prodotto del miele. Questi sono quelli di testa, c'è poca roba dentro, sarà mezzo chilo, però per non andare a sporcare la caccia dopo, perché sia bella limpida, meglio toglierlo bene, perché praticamente altrimenti, se non si toglie bene, si va a mescolare con la caccia, che gli dà un colore più scuro. C'è già un po' di miele di acacia dentro, però poco, ma bisogna spazzolarle al di fuori dell'arnia, perché loro non tornano su dall'alto, diciamo, ma tornano su dall'entrata principale davanti. Ecco che non si crea saccheggio o altri problemi, saccheggio o ritorno delle api. Possiamo vedere bene questo campagno? Sì, percolato a metà. Ok. Colore giallo del miele, si vede che tarasso giallastro. Opa.
questo odore penetrante. Tarassa con odore penetrante si dice di stalla. Ecco, come definizione un po' impropria, ma è così. Invece, rende l'idea, diciamo. Invece il gusto è proprio completamente miele. Primi averini sono piuttosto dolci, ma naturalmente dolci, senza l'utilizzo di nessun alimento, perché noi non usiamo nessun alimento né con in produzione. Ecco un telaino centrale che è più di 2 kg, si vede perché è tutto percolato, e dovrebbe estrarlo sempre così il miele, cioè che sia tutto percolato vuol dire che 9 su 10 ha un'umidità bassa che ne consente la conservazione. Altrimenti succede che se l'umidità è troppo alta, perché si tende ad anticipare la smeratura, bisogna andarlo ad asciugare, a togliere quell'umidità eccessiva con dei macchinari che tolgono l'umidità in modo non aggressivo, senza alterare le caratteristiche del miele. Questo è un telaino centrale, sempre pieno di miele. Dopo lo possiamo assaggiare dal telaino? Una volta tolte le api? O... No, c'è qua, guarda, c'è qua sotto se vuoi assaggiare. Senza andare a toccare, a rompere un telaino. Sì, siamo possiamo toglierlo da qua. Assaggiare il tarasso. Perché non ho piattini, non ho niente. No, lo prendo io col dito da lì. Così col dito. Anche sul guanto te lo do subito, così mi dici che qualità è. Che striscia, perché quando sentono il miele praticamente vanno a come si dice mangiarlo. Vanno a mangiarlo, perché si rompe, e andando a rompersi chiaramente vanno a mangiarlo. Io adesso mi assaliranno perché gli vado a mangiare. No, se non metti in me. Bene, dai. Ecco la tua paga di oggi. Sì, questo è un altro problema. Mangialo tutto. Dopo lo sputi come chewing gum. Il problema è che ho la maschera. È un chewing gum naturale. Metti un attimo giù il telefono. Mamma mia, se buono. Mamma mia, se buono. Non ci si può rendere conto. È fatto così, chiaramente è uscito da. Mamma mia. È uscito così da. Fatto e mangiato, insomma, ecco. In teoria noi adesso ti lasciamo laterale, hai qualcos'altro poco pieno dire? Poco pieno, quindi lo lasciamo qua, che tanto lo mangiano. Non va a incubare la casa, no, okay. Perché è troppo poco, poi essendo disopercolato probabilmente è tutta caccia. 8 telaini, adesso io sostituisco, metto i vuoti, pronti per la caccia. È in piena fioritura la caccia, però come vediamo qua non è ancora attrattiva, cioè è diventata attrattiva forse oggi. Adesso si sostituiscono, si mettono quelli vuoti conservati lo scorso anno, loro puliscono tutto e dopo cominciano a mettere il miele. Già questo è un alveare, diciamo, discretamente forte, non è esageratamente forte, ma discretamente forte, quindi tra 2 giorni si ricontrolla, magari sabato mattina, 2-3 giorni si ricontrolla, se sono venute su che ci sono tante api e pieno, si vede che c'è qualche telaino di miele pieno, si mette un altro melario, si spinge un attimino la famiglia a portare sul miele, non intasare sotto, perché se intasa sotto tende a sciamare. Quando sciamano, praticamente, se si ha la fortuna di prendere lo sciame, bene, altrimenti
Scusate. Altrimenti se ne va via lo sciame, non si fa più miele per quella stagione lì. Noi, Filippo, direi che ci possiamo salutare, ti lasciamo il tuo lavoro, sei stato... Sì, è un hobby per me molto questo. Molto esaustivo. Non è un lavoro, dopo per qualsiasi domanda okay, che ci fosse, diciamo, sono disponibile. Noi naturalmente se... abbiamo iniziato da poco, ci avvaliamo della consulenza e dell'aiuto di Filippo, che ci sta insegnando. Speriamo di riuscire ad essere autonomi, ma per il momento è un lavoro molto delicato che ha bisogno di tanta esperienza. Quando ci sarà la smilatura della caccia, tra 20 giorni magari possiamo fare un altro step. Uno step per la smilatura. E questa è un'arnia, come si vede, discretamente forte, piena di api. Sono venute su a Melario, vediamo come sono. Allora ti salutiamo, Filippo.